Buonasera a tutti, grazie. Grazie di essere qui nonostante il maltempo. Grazie davvero, per me è un piacere poter anche salutare Francesco, tutti i nostri parlamentari. È veramente una grande occasione per riuscire anche a spiegare che cosa sta succedendo. Io devo prima di tutto comunicarvi un po' di amarezza su una cosa, perché noi siamo al governo da 18 mesi, 19, e è stata un'azione quella di decidere di andare al governo non semplice, perché se volevamo guardare al consenso dei sondaggi ce ne stavamo all'opposizione. Ma la più grande frustrazione di chi governa a Roma è quella di sapere che sì, tu puoi stanziare 2 miliardi in più per la sanità, oppure, per dirvene una, l'anno prossimo ci sono 20 miliardi di euro di fondi per lo sviluppo del Sud che vanno stanziati. Poi sapete quante volte io mi ritrovo a dire: ah, facciamo un bel post, diciamo che abbiamo stanziato 2 miliardi in più per la sanità anche quest'anno. E poi mi chiedo, ma a che serve se poi li mandiamo sempre a quelli che gestiscono la sanità nello stesso modo a livello regionale? L'anno prossimo ci sono 20 miliardi di fondi di programmazione da orientare sulle vostre strade, autostrade, superstrade, ferrovie, le scuole, gli ospedali, tutto quello che si può fare. Ma signori, se l'anno prossimo, quando ci troveremo, abbiamo accumulato 20 miliardi, li abbiamo messi in ordine, li abbiamo programmati e poi li dobbiamo dare a uno di quelli che vi ha governato negli ultimi 20 anni, il risultato sarà sempre lo stesso. E questo lo dico perché l'importanza delle regioni è ampiamente sottovalutata. Ampiamente sottovalutata. Tutti pensano che le regioni siano una cosa che teniamo lì per metterci un po' di politici dentro. È stato così, è stato il bancomat della politica, ma quello era l'ultimo dei problemi in ordine. Perché il vero grande problema è che invece voi dovete immaginare le regioni come una sorta di filtro che c'è tra la vostra vita e il governo di Roma. Ora, conquistare la possibilità di poter tagliare le spese inutili a Roma e orientarle nella direzione giusta è già una grande conquista che avete ottenuto grazie al voto del marzo 2018. Però noi abbiamo un grande problema adesso, con tutto il rispetto. Che se voi vi affidate a quelli che vi hanno già governato e qui hanno fallito destra e sinistra allo stesso modo, il risultato non cambierà e non c'è niente di più folle che aspettarsi un risultato diverso facendo la stessa cosa. Questa è la storia delle nostre regioni. Ora, io non lo so, sarà dura perché... Io non lo so se l'avete visto, ma viviamo un momento particolare del paese in cui in un modo o in un altro ci vogliono assorbire. Il discorso è questo e vorrei dirlo con grande onestà. Noi siamo sempre stati la terza via in Italia, non siamo mai stati né destra né sinistra e abbiamo sempre guardato al movimento come l'alternativa per un cittadino che si era stancato di dibattere di cose di destra e di sinistra e chiedeva semplicemente una soluzione valida per il proprio problema, al di là che potesse essere di destra o di sinistra. Bene, io vedo che questa strada nella nostra storia, negli ultimi 10 anni, in alcuni casi ha premiato e in altri casi non ci ha premiato. Ma non è che quando le cose vanno meno bene si scappa o si cerca la scorciatoia, perché se noi siamo qualcosa di diverso da destra e sinistra, e non è una questione di superiorità, credetemi, semplicemente qui ci sono tutte le persone che sono rimaste scottate dall'esperienza non solo del voto, perché tante persone che stanno con noi hanno partecipato anche attivamente alla vita politica di altre forze politiche, dei cosiddetti due blocchi contrapposti. E però la forza del movimento in questi anni è sempre stata quello di tenere la barra dritta anche nelle elezioni più difficili, anche quando alle amministrative tra voto di scambio e 2000 candidati tu vai sempre avanti e tieni la barra dritta. E che cosa rappresentiamo noi? Rappresentiamo
un'alternativa ad un modo di governare una regione, perché quel modo di governare ha prodotto inchieste, arresti, e noi qui non vogliamo fare l'errore di pensare che siccome cambiano le persone cambia il metodo, perché quel metodo è purtroppo nella storia politica territoriale delle forze politiche che vi hanno governato. Non è che cambiando i volti cambia qualcosa. E allora stasera noi siamo qui per parlare delle elezioni regionali, della candidatura a presidente di Francesco. Abbiamo tante opportunità per portare avanti degli obiettivi, però mo ci arrivo a questo. Però vincolo di mandato, ormai è diventato un crimine parlare del vincolo di mandato in Italia, eh? Cioè, se tu parli del fatto che un politico che viene eletto deve finire il suo mandato nella forza politica in cui è stato eletto, ti dicono che sei antidemocratico e sei un dittatore. Noi abbiamo sempre detto una cosa, che il voto è sacro, e se vieni eletto e poi cambi idea e vuoi passare ad un'altra forza politica, te ne vai a casa e ti fai rieleggere. Non è che te ne stai lì dentro, non è che te ne stai lì dentro al miglior offerente, però questo è un piccolo passaggio. Io voglio veramente mettere l'accento stasera su una cosa importante. Noi possiamo mandare alla Calabria tutte le risorse che vogliamo, ma non cambierà niente finché chi li spende a livello regionale e a livello comunale, i vostri amministratori locali, non li spendono in maniera corretta. Anzi, rischiamo di finanziare le loro carriere politiche anziché i vostri servizi. E credetemi, non è un concetto semplice, perché anche quando dici così, io non voglio fare di tutto erba un fascio. Ci sono bravissimi sindaci di piccoli comuni che portano avanti battaglie incredibili, e poi vedi quello che è successo qui in questa città oggi, che 32 su 36 fingevano di essere presenti per prendere il gettone di presenza, e quello è uno schiaffo in faccia a tutti i bravi amministratori locali di questo paese, ma anche a tutti i cittadini che ogni giorno si svegliano alle 6, vanno con un treno scassato per timbrare il cartellino e non hanno mai fatto una giornata di malattia o non si sono mai presi una giornata di ferie. Però su questo serve anche un po' di responsabilità nostra. Perché questi signori, se arrivano lì ad amministrarci, qualcuno ce li avrà pure mandati. E noi dobbiamo metterci in testa che se oggi il Sud è in queste condizioni è perché ha avuto una pessima classe di politici che l'ha amministrato, ma qualcuno li avrà pure votati. E allora, se nei prossimi mesi e nel prossimo mese non ci aspettiamo che questa regione cambia solo perché è candidato il Movimento 5 Stelle, sbagliamo. Qui c'è da fare un mese di porta a porta a parlare con le persone e dargli una svegliata, eh? Dargli una svegliata significa: oh, lo so che è venuto quello e ti è venuto a chiedere il voto, ma almeno quest'anno, dopo 20 anni, mandalo a quel paese una volta, vedi cosa si prova. Io sono campano della provincia di Napoli, quindi mi permetto di parlare del nostro Sud e di sapere quali sono i mali, ma anche le grandi occasioni che ha questo Sud. Però veramente voi oggi avete un tappo che si chiama Giunta regionale e Consiglio regionale. Se noi mandiamo i soldi e questo tappo non lo togliete, mettendo lì dentro persone che hanno ben chiaro quale sia il mandato di uno che viene eletto, cioè rispondere a chi l'ha votato senza interessi particolari, ma perorando l'interesse pubblico, quei soldi possono essere anche 100 miliardi, finiranno sempre negli stessi sistemi. E voglio stressare questo concetto perché lo potete vedere anche col sistema del reddito di cittadinanza. Quello che abbiamo potuto fare noi a Roma nel mandare i soldi, l'abbiamo fatto. Ma poi abbiamo dato 1 miliardo alle regioni per i centri per l'impiego e per l'assunzione del personale, e combattiamo ogni giorno a telefono a dire: ma li avete spesi sti soldi? C'è gente che deve andare al centro per l'impiego, non solo quelli del reddito, perché ci sono pure quelli che non hanno il reddito ma hanno diritto, visto che pagano le tasse, ad avere un centro per l'impiego che gli possa dare un'occasione di lavoro e non un'umiliazione come quello che stiamo vivendo in questo momento.
E poi non è semplice, per carità, perché noi non siamo venuti a dirvi arriviamo al governo della Calabria, entriamo in consiglio regionale e cambiamo tutto. Però sicuramente cominciamo a cambiare atteggiamento. L'atteggiamento di questa istituzione negli ultimi 5 anni è sempre stata quella di chiedervi il voto prima delle elezioni e sparire il giorno dopo. Ma sparire il giorno dopo e fregarcene di loro per 5 anni significa che poi dopo 5 anni non è che non è cambiato niente. La regione è andata indietro. Non esiste l'immobilismo in politica. In politica non si sta mai fermi, o si va avanti o si va indietro. E quando stai fermo, la tua regione, il tuo comune, sta arretrando. Ora, ci sono tante leggi che si possono fare a livello regionale per cominciare a recuperare risorse. E sarà importante anche il senso di comunità, nel senso che all'inizio avremo bisogno di tutti i sindaci validi, di tutte le associazioni validi, dei comitati validi, di tutti coloro che vogliono un po' rimboccarsi le maniche per questa regione, perché tanti soldi non ce ne saranno, ma ce ne sono molti per quello che io sto vedendo da Roma, è che non si sa che fine fanno, o meglio si sa. E quando arriva l'inchiesta, perché prima o poi arriva l'inchiesta o arriva lo scioglimento del comune, è troppo tardi, i vostri soldi li hanno già spesi, se li sono già giocati. E poi sono regioni che hanno un grande potenziale, qui ci sono un mare di ragazzi che se riusciamo a tenere qua rappresentano la grande occasione di rinascita. Quest'anno nel 2020 partirà un fondo, cioè 1 miliardo di euro, che si chiama Fondo di Venture Capital per le startup innovative. Mi fermo qua perché non è una cosa con cui voglio prendervi in giro, perché quando sentiamo ormai parole inglesi pensiamo sempre chi è che ci vuole fregare. È un fondo nel quale abbiamo messo 1 miliardo di euro. E che cosa faremo? Tutti i ragazzi che hanno idee imprenditoriali innovative gliele finanziamo nella loro terra. È quello che ha fatto, e lo facciamo da Roma, quello che ha fatto il Parigi e la Francia qualche anno fa, e non è un caso che l'ha fatto 10 anni fa la Germania e oggi molti dei giovani calabresi sono in Francia e in Germania. Perché? Perché quegli stati 10 anni fa hanno capito che se un giovane ha un'idea e io gliela finanzio e me la porta nel mio paese, io deposito il brevetto. E il futuro della potenza degli stati non sarà il petrolio, il gas, saranno i brevetti delle idee innovative, quelle che ti cambiano la società, quelle che associate all'intelligenza artificiale, alla blockchain, ti cambiano il modo di lavorare, ti inventano nuovi lavori. E tutte queste idee dei giovani del sud Italia oggi stanno a Londra, a Berlino e a Parigi. Perché? Perché 10 anni fa gli stati hanno messo i soldi in questi fondi e hanno finanziare le idee. Quelle idee poi sono state comprate da altre aziende e oggi rappresentano molte delle app che avete sui vostri smartphone. Quante di quelle app che vi permettono di comprare, vivere meglio, sapere delle informazioni hanno un programmatore italiano e del sud? Tantissime. Molti dei nostri ragazzi stanno nelle università del nord Europa a progettare, o nella Silicon Valley statunitense a progettare quelle cose. E adesso sono contento di sapere che il nostro candidato presidente è un professore universitario di questa terra che ha studiato in questa terra e ci è rimasto. Perché Francesco è uno dei tanti, Francesco Aiello è uno dei tanti docenti universitari che in questo momento, se volesse lasciare questa terra, potrebbe avere molte più occasioni in tutta Europa. Ma rimane qua. E rimanere qua non significa essere degli eroi. Io non condivido questo genere di narrazione, però chi rimane qui a combattere almeno andrebbe sostenuto, e non chi se ne va e poi torna a candidarsi per le elezioni, lo vedete chiedervi il voto e poi se perde non lo vedete più per altri 5 anni. Questa gente resta qua, noi restiamo qua in questo territorio. Le regioni gestiscono la vostra sanità, i vostri trasporti, i vostri porti. Le regioni gestiscono insieme ai comuni i vostri servizi sociali, gestiscono la scuola dei vostri figli. Quante cose gestiscono le regioni e i comuni insieme? E perché? Perché? Perché quando andiamo a votare per le nazionali sembra che sia sempre l'appuntamento del secolo e quando si va a votare per le regionali o per le comunali l'affluenza precipita? Perché non viviamo più
un senso di fiducia nei confronti di queste istituzioni, e io lo capisco, perché se vedi che la stragrande maggioranza dei consiglieri comunali truccava la presenza per prendersi un gettone, tu lo fai una volta, lo fai due volte, ma poi dici, sai che c'è, è un caso perso. Però non dobbiamo arrenderci, perché facendo così gli stiamo regalando i nostri territori a questo signore. Ma è facendo così che glieli stiamo regalando. Il risultato è che questi signori spadroneggiano ovunque. E quando dico questi signori, è una classe, diciamo, si chiama dirigente, definiamola così, di persone che passa da un colore all'altro pur di stare al potere. E lo sapete che cosa mi impressiona? Quanto spendono di campagna elettorale. Perché a volte, in generale, non sto parlando di un comune nello specifico, tu vedi consiglieri comunali che investono, candidati consiglieri comunali che investono decine e decine di migliaia di euro nella propria campagna, e sono destinati a prendere un gettone di presenza, penso, di 50-80 euro al mese. E allora dici, ma tutti sti soldi come li recupera? Che si è messo in testa? Qualcuno dirà, no, ma lo fa per la città, ma non mi risulta. Però potrebbe anche essere così, ma diciamo i fatti degli ultimi 20 anni non dimostrano questo. E allora che cosa si mettono in moto? Consulenze, appalti senza gara o con gare deviate, si mettono in moto i posti nelle partecipate. Se non ci sono le partecipate, le creiamo per dare i posti. Tanto sempre voi le tasse le pagate voi e finanziate questo bancomat politico. Però questa è una cosa, io ormai sto in Parlamento da 7 anni e ce le diciamo da 10 anni, forse è arrivato il momento di reagire. E non ci sono scuse, non ci sono scuse, perché noi non stiamo chiedendo un voto. Qui ci sono liste in cui ci si può candidare, ci si può mettere la faccia e battersi per il proprio territorio. Noi non stiamo chiedendo il voto, noi vi stiamo chiedendo e ci stiamo chiedendo da anni di metterci in prima linea, perché è troppo semplice. Arrivano le elezioni, do il voto, vabbè, tra 5 anni si vede se avranno governato bene. Va bene dargli il tempo di governare, ma va bene anche cominciare a proporsi, perché un cittadino, padre o madre di famiglia, che porta avanti la propria famiglia da 20 anni, da 10 anni, vi posso assicurare che ha la più grande preparazione che si possa avere per gestire la cosa pubblica. Il nostro codice civile parla del buon padre di famiglia come la figura di riferimento nell'amministrare lo Stato. Fino ad ora, in queste regioni e in molti di questi comuni, quelli che utilizzano i risparmi di famiglia per giocarseli al gioco d'azzardo, sono quelli che hanno giocato con le vostre tasse nel meccanismi folli finanziari, che hanno aperto buchi di bilancio all'interno delle casse dello Stato. E ora a noi tocca rimettere a posto. Non lo so, deciderete voi se in maggioranza o all'opposizione. Una cosa ve la posso assicurare: noi ci saremo sempre. E in questi giorni in cui... Questi sono giorni strani, perché sono giorni in cui le sirene dell'una e dell'altra parte si sentiranno sempre di più. E magari in un momento, possiamo dircelo, in un momento che di certo non è semplice per noi, qualcuno può dire, ma sai che c'è, proviamo la scorciata, proviamo la strada più semplice, cioè la salita, e poi c'hai la scala mobile. E dici, ma sai che c'è, dopo 7 anni, proviamo la scala mobile. È stata la fine di tutte le forze politiche italiane, quando hanno cominciato a cercare le scorciatoie. Noi non vogliamo scorciatoie, ci presentiamo al popolo italiano e sarà il popolo italiano a decidere che cosa si deve fare. Oggi la Calabria è apostrofata ingiustamente, secondo me, come il simbolo delle organizzazioni criminali. Eppure stamattina hanno indagato il presidente della Valle d'Aosta per commistioni con l''Ndrangheta. In tutti questi anni, quando si è scaricato sul sud questo problema, lo si faceva o in buona fede o in mala fede. In ogni caso lo si faceva perdendo di vista il pericolo
che sta correndo il nostro paese ed è un pericolo enorme, perché molti di quei fondi illeciti sono finiti ormai ovunque nel mondo, in Europa, e noi dobbiamo attrezzare tutte le regioni, tutti gli stati europei con gli anticorpi per contrastare le organizzazioni criminali. E la prima cosa che posso dire a chiunque voglia contrastare le organizzazioni criminali in tutto il mondo è: fate una legge anticorruzione sulla politica, perché non esiste organizzazione criminale se non c'è commistione con la politica. E io credo che questo non sia una cosa da poco, quella che ho appena detto. Certo, diciamo, in un paese normale non dovremmo dire questa cosa, però esiste. A me ha inquietato qualche anno fa un'inchiesta proprio sull''Ndrangheta che parlava addirittura dell''Ndrangheta che era rimasta delusa dai politici e quindi aveva fondato una propria scuola di partito per creare, scusate, una propria scuola politica per formare i politici da mandare nelle istituzioni per poi essere favorita negli appalti, nei soliti meccanismi. E noi, io credo che qui in tutti questi anni abbiamo sempre rappresentato la parte sana di una società, che non è neanche società civile, perché chi non lo è poi diventa società incivile, non credo. Io credo che abbiamo sempre rappresentato quella parte di territorio sana e in maggioranza, che però ha sempre avuto anche un po' paura di alzare la testa. Abbiamo cominciato ad alzare la testa in tutta Italia contro un sistema che ci voleva silenti e impauriti. Però quel sistema non è che si sia arreso. Ve lo ricordate, arrendetevi, siete circondati, che diceva Beppe tanti anni fa. Non si sono ancora arresi. E anzi, combattono, ci contrastano con sistemi di comunicazione allucinanti per i quali ormai noi ci sentiamo colpevoli dei problemi degli ultimi 30 anni, anche di quando io avevo 3 anni, io sono colpevole. Io ormai, quando ti accusano da ministro degli esteri, non hai ancora risolto il problema della Libia. E quasi a un certo punto ti viene il senso di colpa di averla bombardata tu la Libia, invece l'avevano bombardata quelli che ti stanno attaccando in questo momento. E in questo momento c'è un sistema bancario che ha tante difficoltà in Italia. E noi abbiamo sempre detto: aiuteremo i risparmiatori, non i banchieri. In queste ore c'è un grande problema con la Popolare di Bari, è stata commissariata da Banca d'Italia. Andiamo a vedere a chi hanno prestato i soldi in questi anni. Scommettiamo che nei meccanismi di prestito ci troviamo sempre i soliti che poi non hanno ripagato i prestiti. Allora noi non dobbiamo fare un decreto per aiutare i banchieri, dobbiamo fare un decreto per mettere in sicurezza i conti correnti degli italiani che li hanno in quella banca e dove evidentemente qualche manager ha prestato i loro soldi, dei risparmi degli italiani, a qualche amico che poi non li ha restituiti, perché i buchi nelle banche si fanno così. E vorrà dire che faremo un'ampia riflessione su questo prima di varare il decreto. Allora, dal mio punto di vista, noi siamo il Movimento 5 Stelle. In Calabria abbiamo deciso di accogliere una sfida enorme, che sarà difficile, ma sarà anche importantissima. Perché se qui cambiamo le cose, nelle istituzioni locali, che sono molto più difficili da raggiungere delle istituzioni nazionali, se qui cambiamo le cose cambia tutta Italia. E io ci sarò insieme a Francesco, insieme a tutti quanti gli altri, i nostri parlamentari, e lavoreremo ogni giorno con i consiglieri comunali, con gli attivisti da qui al 26 gennaio per permettervi di avere un'alternativa in questa regione. Noi siamo l'alternativa, non siamo uno dei due poli, noi siamo l'alternativa. Che cosa significa essere l'alternativa? Significa avere un'idea chiara su che cosa significa gestire la sanità pubblica. La sanità pubblica, voi non la risolverete mai la questione della sanità pubblica in questa regione se non eleggete uno che vi promette col sangue che toglierà di mezzo le nomine della politica a capo degli ospedali e delle ASL. E ve lo deve mettere per iscritto. Ci abbiamo provato con la Lega a fare questa cosa quando stavamo al governo e ce l'hanno bloccata. Perché? Perché loro nominano i capi degli ospedali delle regioni del nord.
Adesso spero che nel 2020 riusciamo ad approvarlo, questa benedetta legge a livello nazionale, ma voi la potete risolvere il 26 gennaio. Pretendere dalla politica che si tolga il potere di nominare uno a capo degli ospedali dove vi andate a curare, perché io voglio andarmi a curare in un ospedale dove chi è a capo deve ringraziare il suo curriculum e non un politico per stare lì, perché poi altrimenti quei 2 miliardi in più, e dove finiscono? Ve la devo raccontare. Per esempio, da me si pagavano in Campania negli anni, adesso sono usciti da poco dal commissariamento, negli anni si pagavano 3 volte una fattura per lo stesso lavoro. Perfetto. Non ce ne vantiamo, lasciamo perdere. Ora anche 4. Perché si faceva questa cosa? Il meccanismo è semplice. Assessore alla sanità nomina capo della ASL. Il capo della ASL dà consulenze e appalti agli imprenditori. Anzi, ai prenditori, perché gli imprenditori onesti si fanno le gare d'appalto e fanno salti mortali per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Dopodiché, quei prenditori fanno in modo da far arrivare nelle casse della campagna elettorale dell'assessore alla sanità una parte di quei soldi. L'assessore alla sanità ha i soldi per ricandidarsi, si fa rieleggere e deve recuperare le risorse. Questo è il meccanismo. È un meccanismo semplice, che tutti quanti conosciamo, ma perché le andiamo a votare ancora questi signori? Io questo voglio sapere, in regioni come le nostre dove dobbiamo bloccare questo meccanismo perverso. Lo stesso vale per le strade, per le vostre superstrade, annose questioni, la 106 Ionica. Io vi posso assicurare che loro sono degli stalker in Parlamento sulla 106 Ionica, che ogni volta che si tocca il tema infrastrutture ci sono dei temi da affrontare, ci sono le vostre infrastrutture, ci mancherebbe altro. Ci sono i fondi di coesione e sviluppo, ci sono i fondi europei, ma tutta questa roba non la mettiamo a gara noi da Roma, la si mette a gara qua. Allora, signori, dobbiamo darci una svegliata. E dobbiamo passare il prossimo mese a svegliare le persone, perché io non credo che la maggioranza di questa regione sia in malafede, sono persone in buona fede e brava gente, però abbiamo deciso di abbandonare la nostra fiducia nei comuni e nelle regioni, magari ha ragione, magari perché è vero, però è il momento, questo è il momento, l'occasione giusta per cominciare a provare un po' di fiducia, e io vi assicuro che non vi deluderemo, che non vuol dire che non faremo errori, ma quando li faremo vi posso provare sempre che tutti gli errori fatti dal movimento fino ad ora sono sempre stati errori in buona fede, e io so che quando sbagli chiedi scusa e vai avanti. Quelli degli altri non erano errori, erano strategie diaboliche, non erano errori, erano strategie diaboliche. Allora, per concludere, questi sono giorni abbastanza importanti perché abbiamo delle questioni da risolvere a Roma. Una di queste è la prescrizione. Ora, quante volte avete sentito questa cosa? Li mettono dentro e poi escono dopo un po'. Avete sentito un mare di volte. Non vale, non riguarda solo la prescrizione, però tante volte ci sono stati, io vedo poliziotti, carabinieri, li ringrazio per essere qui, anzi facciamogli un applauso per il lavoro che fanno ogni giorno. Queste persone fanno anche indagini importantissime, mettono sotto processo gente che ha fatto di tutto, con una serie di questioni che riguardano da vicino. Poi che succede? Che il processo si dilunga, arriva la prescrizione e la fanno franca. Ci sono un mare di storie così. Non sto parlando necessariamente dei grandi processi, Stiamo parlando anche di violenze sui minori, che non vengono punite perché il processo è troppo lungo e quindi si va in prescrizione e quello la fa franca. Stiamo parlando di un sacco di processi. Ora, che cosa abbiamo detto noi? Che se una persona viene condannata in primo grado, non ha più possibilità di sperare che se il processo è lungo la fa franca. Certo, dobbiamo ridurre i tempi dei processi, ci stiamo lavorando, però diciamoci pure che dopo che una persona è stata condannata in primo grado, ne deve fare altri 2 gradi di giudizio. Però da quel momento non esiste più la tua speranza di arrivare in prescrizione. Perché siccome sei stato condannato, io voglio andare fino in fondo come stato, e se sei condannato 3 volte, è logico, in terzo grado, allora
te ne vai in galera o vieni punito. Questi sono giorni particolari perché abbiamo fatto due o tre cose che non piacciono a quel sistema che non si è arreso. Abbiamo fatto un'altra norma che dice che finalmente in Italia si mandano in galera i grandi evasori. L'abbiamo messa nel decreto fiscale, ma la voglio spiegare perché alla fine, come sempre accade, hanno fatto credere che si volesse mandare in galera la signora che non riesce a pagare la TARI, non riesce a pagare la TASI e altro. Questa è una norma che si applica a tutta quella gente intoccabile che ha fatto voragini per decine di miliardi di euro nei soldi nel bilancio del nostro Stato. Perché dice, tutti coloro che fanno fatture false con operazioni fraudolente per più di 100.000 euro sono finalmente puniti con la galera. Prima questi signori si beccavano una multa, non andavano in galera anche se venivano condannati e poi magari dopo un po' facevano rientrare i soldi che si erano portati all'estero con l'evasione con gli scudi fiscali al 5% mentre voi pagavate il 50%. Allora è iniziato di nuovo anche quest'anno il dibattito, ma la lotta all'evasione è lo scontrino. E allora volevano dare addosso un'altra volta ai commercianti, volevano dare addosso un'altra volta ai professionisti, la multa se non metti il POS. Per me si può anche fare, ma prima di tutto carte di credito e POS bisogna abbassare i costi, perché altrimenti tu non stai multando, stai mettendo un'altra tassa. E non abbiamo permesso che avvenisse. Però abbiamo istituito questa norma, e questa norma è un problema per un mare di gente, perché voi lo sapete, su decine di migliaia di persone che sono in galera in Italia, quanti sono quelli che ci sono per reati finanziari? Noi abbiamo popolazione carceraria di decine e decine di migliaia di persone e abbiamo 137 colletti bianchi in galera. 137. Ora, con questo schema, si rischia più nel rubare il pane al supermercato, si rischiava, che nell'evadere queste cifre. È logico che poi sei un paese che ha 100 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale, perché tu dai un messaggio chiaro, dici guarda non ti succede niente, al massimo se ti becchiamo su 100.000 euro che hai evaso ce ne prendiamo 30.000. E infatti Bonafede ha istituito un altro strumento che è quello che dice che non solo ci veniamo a prendere i 100.000 euro e più che hai evaso, ma intacchiamo anche un'altra parte del tuo patrimonio, si chiama confisca per sproporzione. Così tra galera e quello che ci veniamo a prendere ci pensi due volte prima di fare operazioni fraudolente per decine e decine e decine di migliaia di euro. Queste cose qui sono un po' pericolose per qualcuno che evidentemente non è che non ci aveva pensato in passato, non le ha fatte per un preciso obiettivo. Allora io l'ultima cosa che posso dirvi stasera è di starci vicino, perché non è una cosa semplice. Noi dobbiamo arrivare al 1° gennaio per far scattare la nuova norma sulla prescrizione e dobbiamo fare in modo che nei prossimi mesi non facciano leggi per bloccare le leggi penali che abbiamo fatto. Poi io lo so che a casa vostra, a parte che vi auguro che non arrivino mai dentro casa vostra queste norme, perché sarebbero accompagnate dalle forze dell'ordine, però io lo so che non state percependo ancora il cambiamento, lo so che ci sono molti imprenditori che magari partecipano alle gare d'appalto e subiscono ancora gli stessi torti, lo so che ci sono tante persone che stanno facendo battaglie nelle proprie famiglie per la scuola, per le tasse e non ricevono ancora la percezione di cambiamento, lo so. Perché voi non potete immaginare il rammarico di sapere che queste leggi si potevano fare, ma si applicano solo ai nuovi processi. Se le avessimo fatte 30 anni fa, oggi non staremmo in queste condizioni. Ma non ci si può dare la colpa di non aver fatto una cosa di quando stavamo, credo, all'asilo. Perché una cosa vorrei dirla a tutti. Qui, chi più chi meno, c'è quella generazione di persone che sa bene che cosa significa andarsene via all'estero perché qui non c'è lavoro. C'è quella generazione di persone che sa che aprire un'impresa qui è da supereroi, aprire un esercizio commerciale è impossibile e aprire una professione come professionista è un'impresa eroica. Lo sappiamo, siamo quella generazione là. La cosa incredibile è vedere in Parlamento, noi che siamo in Parlamento per la prima volta al governo, avere all'opposizione quelli che i danni li hanno creati negli ultimi 30 anni, che ti dicono, caro signore non hai ancora risolto, caro Di Maio non hai ancora risolto tutti i problemi che noi abbiamo, che loro hanno creato. E questa è una follia che però sta funzionando, perché ormai ci sono
dei meccanismi dell'informazione che stanno convincendo tutti che se ce ne andiamo dalle istituzioni come movimento le cose andranno meglio. E chi lo sta dicendo? Quelli che ci hanno fatto le leggi Fornero, che ci hanno tagliato la sanità, che vi hanno amministrato le regioni e i comuni. Allora, se vogliamo provare a reagire, reagiamo con la nostra coerenza e andiamo avanti fino in fondo, partendo da questa regione, la Calabria, dove se cambia tutto, cambia ovunque. Grazie a tutti. Francesco Aiello.